giorno che comincia è una nottata di pesca che finisce. Il mare è il loro campo. Lo arano con la prua delle barche, raccolgono la mietitura nelle reti ogni notte. Il raccolto varia di valore da un mattino all'altro, rende più o meno secondo fluttuazioni che vengono di lontano e obbediscono a leggi proprie. Qualche volta il mercato in bonaccia fa più paura del mare in tempesta. Così è sempre stato, così sarà sempre. Le case sembrano scavate nella roccia, sono segrete e difese come quando temevano i saraceni. Incendiate dal sole fuori, fresche in ombra dentro, per Pinuzzo, Nicola, Antoni, contadini del mare, che hanno faticato al buio e riposeranno a sole alto. Bella giornata per chi obbedisce a un altro ritmo di vita. Cielo sereno, mare calmo. La Conca d'Oro merita il suo nome. È libera, non ancora imprigionata nel cemento. Vi sembrano elementi naturali anche bellezze che non hanno niente d'antico. Lo stesso mare che venne arato nella notte alla ricerca del cibo è ora una compiacente sala da ballo per evoluzioni che tracciano labili disegni sulla superficie azzurra. Qualcuno s'attarda in lavori lenti come meditazioni, aspettando che il figlio pescatore si svegli. La spiaggia è tranquilla, tranquillo il piccolo porto. Non v'è presenza umana. Il litorale sembra disegnato in bianco dal capriccio delle onde. Ieri, oggi, sono parole prive di senso in questa alta serenità, in questo mondo assorto che ha visto passare eventi e persone e ne conserva i segni. Ricordi di un antico passaggio umano, di generazioni perdute che scrissero il loro nome con le pietre perché giungesse fino a noi. Questa terra lo conserva come elemento naturale del paesaggio, fuso con l'azzurro del cielo e il verde dell'albero. Gli stessi colori che pavesarono queste costruzioni nell'epoca che le vide signoreggiare. La costa vista dal mare sembra arida, pietra corrosa dal sole e dal vento.
Le sue bellezze sono segrete, frutto della collaborazione fra l'uomo e la natura. Giardini rubati alla roccia, case isolate come rifugi, nella ricerca d'una solitudine che altrove è impossibile conquistare. E qui, a volte, dà alle cose più semplici il sembiante d'avventura primitiva. In un paese di piccole case, la strada è la comune sala di soggiorno e ne assume anche l'aspetto. È il momento più cheto del pomeriggio, quello che chiamano la controra. C'è un senso di rilassamento diffuso nell'aria. Anche il lavoro è calmo e silenzioso. C'è molto tempo per i giochi. Essere bambini è un lusso non consentito a tutti. Qualche volta bisogna imparare nell'età infantile i lavori che avranno importanza nella vita dell'adulto. È un'antica consuetudine, per cui l'opera diventa una parte integrante dell'uomo. Egli la trova in sé per quanto lontano giunga coi suoi ricordi. Ed è subito sera. Il breve arco di tempo da un'alba a un tramonto è trascorso. Le barche si svegliano. Conclusa l'ultima vendita della giornata, il mercante parte col suo carretto policromo. Tinuzzo, Nicola, Antoni, i contadini del mare lasciano le case e s'avviano verso l'incerta avventura notturna. Restano le donne e i vecchi con la loro nostalgia dei tempi in cui erano loro a raccogliere la messe guizzante nell'acqua. I vecchi e il mare. Un vigore fisico che passa, un'immensità che resta. Umili arnesi, ceste di vimini, reti intessute al modo antico, come 1000 e 2000 anni fa. Fatica umana come 2000 anni fa. Soltanto le lampare sono un segno dei tempi. Stelle accese dagli uomini per far viva la notte. Inganno di luce per le creature dell'acqua. Lucenti attrezzi per la mietitura marina.